Il giorno della memoria non deve essere la memoria di un giorno. Con la legge poi la 211 che ha istituito il giorno della memoria, il rischio che sta correndo questa legge, a mio modesto parere, che vede il 27 gennaio e soprattutto autocentra tutto sul complesso di Auschwitz, è quello appunto di da una parte enfatizzare il complesso concentrazionario di Auschwitz, dimenticandoci che questo è un censimento che ha fatto la Germania, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale tedesca nel 77 e loro sono arrivati a circa 1700 campi di concentramento sparsi per tutta Europa, tra questi in Italia ce n'erano 4 istituiti dai germanici. E dall'altra parte è appiattire anche qui la deportazione nazista dei civili, perché non dobbiamo dimenticarci, per quanto riguarda l'Italia, l'internamento degli oltre 600.000 militari italiani che si erano rifiutati di aderire all'esercito germanico dopo l'8 settembre, appiattire il tutto rispetto alla deportazione per motivi etnici, perché non possiamo dire razziali, no? Che è il discorso degli ebrei, no? Mentre invece la deportazione che ha coinvolto tantissime nazioni europee e soprattutto ha coinvolto qualcosa come circa 12 milioni di persone, tra bimbi, bimbe, giovani, donne, anziani, e di queste 12 milioni circa 5 milioni e mezzo, quasi 6 milioni per motivi etnici, quelli che noi diciamo gli ebrei, la razza, stati deportati perché erano ebrei, no? Ma il resto erano per altre ragioni che sono stati deportati. Ecco, quindi il sistema concentrazionario che è nato, è bene ricordarlo, nel marzo del 1933, proprio per escludere dalla vita sociale, soprattutto dalla vita politica, chi si opponeva al nazionalsocialismo. Quindi i primi a finire nei campi sono proprio gli oppositori al nazionalsocialismo e sono germanici. E finiscono nei campi, quindi i socialisti, i comunisti, i monarchici, i sindacalisti, anche dei religiosi, che erano contro il nazionalsocialismo. Ecco, l'oggi cosa ci deve insegnare questo fenomeno qui, se non essere attenti al discorso della cosa vuol dire la pace, che noi generalmente la liquidiamo, la pace assenza di guerra. Non è assolutamente vero. Beh, e basta anche qui riflettere, per fare una guerra servono delle strutture, oltre a delle risorse economiche, servono le armi e serve insegnare alle persone come combattere, ecco gli eserciti, ecco gli spazi dove imparare a fare la guerra. E per fare la pace dove sono questi spazi? Dove sono questi spazi dove all'interno dei quali si impara a fare la pace?